Ora ci concentriamo in particolare sui calori specifici molari dei gas. Sono diversi da gas a gas, come accadeva anche per le sostanze liquide e solide, ma inoltre c'è un'altra differenza, tra i gas e le sostanze liquide e solide, perché il calore specifico di un gas, dipende anche, quindi assume valori diversi in base a come viene riscaldato il gas. Facciamo un esempio, prendiamo un gas qualunque, può essere l'azoto biatomico, che si trova in un certo stato A ad una certa temperatura. Lo vogliamo riscaldare di un Kelvin, un Kelvin perché è la definizione di calore specifico molare. Quindi possiamo immaginare una mole di azoto biatomico da scaldare di un grado in pratica. Dobbiamo quindi passare dall'isoterma di A a un'altra isoterma più alta, che si trova a un grado, più su. E per definizione di calore specifico molare, in questo caso dell'azoto biatomico, dobbiamo calcolare quanto calore dobbiamo fornire a questa mole di azoto biatomico per riscaldarla di un grado. Ma riscaldarla di un grado vuol dire che noi possiamo andare a finire in uno stato qualunque di questi B, purché si trovino sulla isoterma, cioè sulla stessa isoterma sollevata di un grado rispetto a quella di A. Sappiamo però anche che il lavoro che il gas compie o subisce per passare dallo stato A a uno di questi stati B, questo lavoro sarà diverso in base a qual è lo stato B scelto. Per esempio, se vogliamo andare allo stato B, più a sinistra di tutti, il gas addirittura dovrà subire un lavoro dall'esterno, dall'ambiente esterno, perché il volume del gas si vede che diminuisce. Viceversa, se noi vogliamo andare da A all'isoterma superiore, attraverso un'isocora, il volume non cambia, quindi in questo caso il gas non fa e non subisce lavoro. Se invece vogliamo andarci, per esempio, con quest'altra trasformazione, il gas farà un lavoro motore. Se vogliamo andarci con l'isobara, che è questa freccia di colore azzurro, il gas farà più lavoro motore, o addirittura possiamo anche far compiere al gas ancora più lavoro motore, andando a finire in questo stato B più a destra di tutti. Ora, se il lavoro è diverso per tutte queste trasformazioni, mentre invece l'aumento di energia interna è sempre lo stesso, perché tutte queste trasformazioni sono caratterizzate dal fatto che il riscaldamento è sempre di un grado, quindi l'energia interna aumenta sempre della stessa quantità per tutte queste diverse trasformazioni. Quindi delta U è uguale per tutte, ma il lavoro è diverso per tutte. E quindi per il primo principio sarà diverso anche il calore che il gas, che questa mole di azoto biatomico, scambia con l'ambiente esterno. Questo calore scambiato sarà diverso in base al punto B, allo stato B in cui il gas andrà a finire, anche se il riscaldamento è sempre di un grado. Perciò non ha senso dire il calore da fornire a una mole di azoto biatomico per riscaldarlo di un grado, perché questo calore sarà diverso in base al tipo di trasformazione che il gas subisce passando dallo stato A all'isoterma B. Leggiamo infatti insieme: in tutti questi casi, cioè in queste trasformazioni, il riscaldamento è sempre lo stesso, quindi anche l'aumento di energia interna, ma il calore da fornire al gas è diverso ogni volta. Infatti, il gas compie lavori diversi in queste trasformazioni. E perciò, per il primo principio, anche il calore scambiato, o delta U è uguale, ma L sono diversi, anche il calore scambiato sarà diverso in tutte queste trasformazioni, anche se il riscaldamento è sempre un grado. Allora si considerano per convenzione soltanto i calori specifici relativi riferiti a due particolari di queste infinite possibili trasformazioni, che sono l'isocora e l'isobara. L'isocora questa rossa, l'isobara quella azzurra. Nel primo caso parliamo di calore fornito a volume costante, nel caso dell'isocora. Nel secondo caso calore fornito a pressione costante, e le chiamiamo QV e QP. Quindi, che cos'è il calore specifico molare, in questo caso dell'azoto biatomico a volume costante? È la quantità di calore da fornire a una mole di azoto biatomico per riscaldarlo di un grado se noi scegliamo la trasformazione isocora. Invece, il calore specifico molare dell'azoto biatomico a pressione costante è il calore da fornire all'azoto biatomico una mole, per riscaldarlo di un grado, se scegliamo invece la trasformazione isobara. Le quantità di calore da fornire sono diverse nei due casi perché per il primo principio, nel caso della isocora, il gas non compie lavoro, quindi il calore è uguale alla variazione di energia interna più il lavoro che è zero. Nel secondo caso invece il calore da fornire al gas a una mole di questo azoto biatomico è
delta U che è la stessa di prima, il riscaldamento è sempre un grado, più il lavoro però, P delta V nel caso dell'isobara. Infatti il lavoro per le isobare assume questa espressione P delta V.